è un'operazione che è stata organizzata dalle agenzie delle dogane in sinergia con tutte quante le altre istituzioni coinvolte come Procura, Prefettura di Agrigento e anche ovviamente la direzione territoriale sempre dall'Agenzia delle Dogane. L'obiettivo è proprio quello di liberare l'isola da unità in ferro particolarmente grandi che per essere rimosse richiedono l'intervento di un pontone della dimensione di 2000 metri quadri, quindi è veramente un'operazione molto complessa. E i tempi sono stati relativamente brevi per l'importanza dell'operazione. Il contratto è stato affidato in agosto e grazie al rapporto di fiducia che abbiamo con la SEAP siamo riusciti a fare questo operativo adesso, appena si sono un po' acquietate le acque. E le unità sono quattro, peschereccio in ferro, in più c'è un peschereccio in legno che precedentemente era stato affidato al comune di Lampedusa, che l'ho affidato poi successivamente alle dogane, che ha praticamente negli anni maturato il know-how per fare interventi di questo tipo. La SEAP è stata individuata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli per portare a compimento un importante e prestigioso servizio di recupero di imbarcazioni che sono approdate nell'isola di Lampedusa per il trasporto dei migranti. Per noi questo è un lavoro molto importante che consiste nel bonificare le imbarcazioni e nell'avviarle a recupero o smaltimento presso termovalorizzatori. Con oggi viene completata un'attività che è partita a giugno dell'anno scorso, che complessivamente ha visto la nostra azienda impegnata a portare via oltre 500 imbarcazioni. Queste imbarcazioni vengono appunto avviate a termodistruzione perché sono materiali lignei intrisi di idrocarburi e contaminate da vernici che rendono proprio pericoloso il legno di queste imbarcazioni. Alle mie spalle vedete questa imbarcazione in ferro che addirittura è anche arrivata in questa spiaggia e da qui le attività piuttosto complesse verranno tirare e trainare questa imbarcazione verso un pontone che poi attraverso una gru verrà caricata su questa grande piatta, trasportata sulla terraferma e da lì demolita e avviata al recupero. Ma finalmente, dopo tanti sacrifici, dopo tante denunce, dopo tante videoconferenze, finalmente il pontone a Lampedusa per rimuovere le imbarcazioni che da diversi anni sono sotto sequestro e che praticamente hanno impedito sia la normalità per quanto riguarda il molo commerciale, sia addirittura molte volte come quella che è spiaggiata a Cala Palme, la sicurezza del porto. Cioè, questi sono i riflessi di una mancata sollecitazione o sollecitudine da parte delle istituzioni che dovrebbero intervenire immediatamente, invece di intervenire immediatamente fanno passare secoli o anni luce prima di rimuovere gli ostacoli che da un lato inquinano e che da un altro lato mettono a repentaglio la vita di coloro i quali vivono a mare.